Un caro saluto a tutti, oggi siamo a Tufo, in provincia di Avellino, 17 chilometri dalla città capoluogo. Dopo la visita al paese incontreremo il signor Gaetano Iommazzo, l'ultimo minatore della miniera di zolfo di Tufo. Andiamo a conoscere il borgo di Tufo. Tufo è un comune di circa 850 abitanti della provincia di Avellino, in Campania. Situato a 280 metri sul livello del mare, il borgo si trova a metà strada tra Avellino e Benevento ed è conosciuto per la produzione del rinomato vino bianco greco di Tufo, a denominazione di origine controllata e garantita. A valle del comune di Tufo scorre il fiume Sabato, affluente sinistro del Calore, alimentato anche dai numerosi torrenti e corsi d'acqua presenti nel territorio tufese. Il toponimo deriva dalla roccia vulcanica del Tufo, presente diffusamente nel sottosuolo di tutta l'area del paese e grazie alla quale si sono avuti i primi insediamenti nella zona. Il territorio è ricco anche di zolfo. Nel passato si è sviluppata una fiorente economia legata alla ex miniera. Il comune si sviluppò intorno all'area del castello, che sorgeva in cima ad una roccia vulcanica. Noto come Castello Longobardo, anche se con molta probabilità furono i Normanni a dargli una più stabile conformazione. Una parte della struttura è crollata, ben visibili sono le mura, la torre cilindrica e il portale interno rinascimentale. Data la sua posizione strategica, il comune assunse notevole importanza, poiché era possibile controllare il territorio sottostante, dal Terminio al Sannio. Il territorio fu munito di robuste fortificazioni e nel 1266 ospitò una battaglia tra Svevi e Angioini. Fino al XV secolo il comune rimase sotto l'influenza sannita, tornando sotto la giurisdizione avellinese solo con la regina Giovanna II di Napoli. Tufo rimase coinvolto nelle vicende che interessarono l'intera Italia meridionale intorno al 1400, quando passò in mano agli aragonesi, per essere poi ceduto al conte Piatti di Venezia nel XVIII secolo. Continuiamo il nostro giro nel suggestivo centro storico tufese, arroccato intorno al castello, che offre spettacolari viste panoramiche da qualsiasi punto di osservazione. Ancora oggi Tufo è legato alla figura del minatore, in quanto quasi tutte le famiglie tufesi hanno avuto un minatore e il giorno di Santa Barbara, il 4 dicembre, è a loro dedicato. Dall'anno 2014 è stato dedicato un monumento al minatore, visibile appena si entra nel paese.
La sosta presso il monumento ai caduti di tutte le guerre è sempre uno dei momenti più emozionanti dei nostri viaggi. Non ci deve mai abbandonare il ricordo di tanti giovani che hanno lasciato le loro famiglie, il loro paese, senza fare mai più ritorno a casa. La chiesa di Santa Maria Assunta con l'annesso oratorio domina la piazza centrale di Tufo. L'imponente chiesa matrice, che risale al XVII secolo, è stata restaurata in seguito agli incendi danni subiti a seguito del terremoto del 1980. L'immagine mostra la bella facciata abbellita da due torri campanarie e fronteggiata da una fontana del XVIII secolo. Like a child and mother, you've learned to be wise with your soul uncovered, and your girl Christ eyes, and light, light is your name, shine on. Gypsy Madonna, now I'm dreaming, we are flying. Proseguiamo verso l'ottocentesco Palazzo di Marzo, sede anche dell'omonime cantina e museo, ammirando incantevoli vicoli e stradine. Palazzo di Marzo è senza dubbio l'edificio gentilizio più imponente di Tufo e svetta sulla valle sottostante. Risalente al XIX secolo,
è situata all'ingresso del centro antico, a cui consente di accedere più agevolmente salendo una scalinata in pietra sulla sommità della collina Tufacea, a circa 250 metri di altitudine. Questo luogo sembra essere magico per la sua bellezza e per le rondini che volano basso con il loro continuo garrire. Caratteristiche sono le vaste finestre, da cui si gode un ampio panorama sulla valle sottostante. La facciata è corredata da un'alta torre cilindrica, mentre assai caratteristico è l'arco, tramite cui si accede, come abbiamo visto, alla parte antica del paese. Altri monumenti da visitare nel territorio tufese sono la chiesetta di Sant'Antonio e il Casale Ufieri, entrambi situati nella frazione San Paolo. L'economia è basata principalmente sulla produzione del greco di tufo, rinomato vino bianco conosciuto in tutto il mondo, che deve alla peculiarità del suo gusto proprio ai terreni ricchi di zolfo di tufo. Un vino bianco eccellente, tra i più noti ed apprezzati a livello internazionale. Proveniente dalla Tessaglia, arrivò in Italia in epoca romana e venne coltivato a lungo ai piedi del Vesuvio. Virgilio nelle Georgiche parlava di anima gemella, sublimando la peculiarità, evidenziando la particolare conformazione del grappolo delle uve, da cui si ottiene il greco. Solo verso la metà del XVII secolo il vitigno giunse a tufo, ove si acclimatò perfettamente grazie all'esposizione verso sud, lungo le colline della valle del fiume Sabato, i cui terreni argillosi erano ricchi di silicio, calcio e di zolfo. Conosciamo le proprietà organolettiche del greco di tufo. Vino bianco di origine antichissima è ottenuto dalla vinificazione dalle uve del vitigno greco di tufo, coltivato nell'esclusivo distretto areale, di colore bianco paglierino, con profumi che ricordano la pesca, la mela cotogna e il floreale della ginestra. Dal sapore gradevole di amaro mandorlato, ottimo come aperitivo, si accompagna a piatti a base di pesce e carni bianche. Va servito fresco a 8-10 gradi centigradi. Ricordiamo il Tufo Greco Festival, uno degli eventi più attesi dedicato al vino campano e alle eccellenze enogastronomiche che si tiene ogni anno nel mese di settembre. È l'evento Cantine Aperte, con diverse giornate nel corso dell'anno. Thank you.
La grotta proto-cristiana di San Michele Arcangelo venne ricavata nell'ambito di una cavità naturale nella seconda metà del XVI secolo. La chiesetta rupestre che protegge la grotta fu dono della famiglia di Pietro. All'interno si trova l'altare con la statua di San Michele Arcangelo. You've learned to be wise with your soul. La grotta è una delle testimonianze più evidenti del passato longobardo. È lunga 25 metri, con annesso romitorio di monaci, risalente a quel periodo. Light is your name, shine on. The gypsy Madonna. On a white horse in space to the holy. Ogni anno l'8 di maggio a Tufo, in occasione dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo, santo patrono del paese, ha luogo la sacra rappresentazione dell'opera di San Michele, che racconta in musica e versi la cacciata degli angeli ribelli dal paradiso, operata da San Michele Arcangelo. Alla rappresentazione prendono parte gli stessi abitanti del paese. The Gypsy Madonna. Nella parte posteriore della grotta ce n'è un'altra più piccola, da cui sorgeva l'acqua. La grotta di San Michele Arcangelo è stata inserita nei percorsi sacri del Giubileo. In ways, broken fences lay like firewood. And I'm carried away. I thought I was rich in God's eyes, but I'm just a thief. Nell'anno 1866, Francesco Di Marzo scoprì l'esistenza di miniere di zolfo sul territorio comunale. La lavorazione dello zolfo caratterizzò l'economia tufese fino agli anni 60, quando si ebbe la crisi del settore. Nel 1972 le cave furono chiuse e negli anni 90 lo stabilimento cessò definitivamente l'attività. Il giacimento minerario di zolfo è sulla riva destra del fiume Sabato, adiacente alla stazione ferroviaria, una zona geologicamente diversissima dalla vicinissima sponda sinistra. I primi macchinari furono portati attraverso il fiume Sabato, una volta navigabile. Il mulino di trasformazione dello zolfo relativo alla miniera di Tufo è conosciuto a buon titolo con il nome di Mulino Giardino. Era immerso nel verde e completamente integrato nell'ambiente circostante. All'interno della sua cinta muraria vi erano alberi e giardini che rendevano meno pesante il lavoro e l'aria più respirabile. Era una struttura completamente autosufficiente, una vera e propria cittadella, ove lavoravano falegnami, fabbri, meccanici, preparatori di sacchi, elettricisti. Quindi un'opera straordinaria, dove con le miniere vere e proprie, con le gallerie e le strutture di servizio, tra tutte emerge il mulino giardino per bellezza e spettacolarità. Il compresso minerario è stato dismesso nel 1983. Si tenta di riutilizzare gli edifici rimasti in piedi in un discorso di valorizzazione dell'area e di salvaguardia della memoria storica. Io sono andato a 16 anni allora a miniera, sono andato. Dopo la guerra, hanno venuto quella sotto le armi, chi era tre rimanevano a due a lavorare, da due rimane uno solo. Essendo che io solo lavoravo mio padre, io me ne sono andato in Belgio a lavorare nelle miniere di carbone e ho stato 10 anni a lavorare. Dopo, quando è successo a Marcinelli che è scoppiata la miniera, io me ne sono venuto a Tufo e sono andato allora di nuovo nelle miniere di zolfo.
ho lavorato 30 anni. Quindi, signor Gaetano, voi siete un superstite del disastro di Marcinelle? Sì. Eravate lì quando è successo il disastro? Io mi ho trovata un pomeriggio, mentre la miniera è scoppiata la mattina. Io ero là. Era il secondo turno. Sì, era il primo turno. Erano 60 anni che era già morto. Beh, lunga vita a voi, signor Gaetano. È un molto dispiacere per le persone che purtroppo sì. non ce l'hanno fatta nel disastro di Marcinelle. E per quanto riguarda invece la miniera di Tufo, raccontateci com'è stato faticoso lì quella vostra attività. Era troppo faticoso e pericoloso puro, perché quando sparava si accendeva pure lo zolfo. E allora prendemmo sempre quell'acido, quella cosa, e prendevi i polmoni, prendevo. Tant'è vero che io ho pure la professionale, che non posso respirare, mancanza di respirazione. Purtroppo ho stato 30 anni, dopo di 30 anni, a 55 anni, sono uscito, perché ho fatto 30 anni sotto la miniera, 5 anni a buono, ho uscito a 55 anni, e stavo in pensione. Va bene, è una molto, molto interessante la sua testimonianza riguardo sia all'attività lavorativa in Belgio e sia all'attività lavorativa qui a Tufo. E ringraziamo il signor Gaetano Ammazzo, l'ultimo minatore di Tufo. Grazie ancora e lunga vita a lei, signor Gaetano. Un saluto anche al signor Americo Cerzullo, che è stato compagno di lavoro per 35 anni nella miniera di Tufo con il signor Gaetano Ammazzo. E grazie per la vostra gentilezza e disponibilità. A Tufo i Di Marzo promossero nel tempo numerose iniziative sociali, quali il cinematografo, l'asilo, la società operaia, e con esse nacque anche una nuova coscienza dei diritti e dei doveri, del senso civico e dell'essere organismo sociale. Con le prime strutture scolastiche si apprendeva e si usciva dall'isolamento culturale e sociale. Il passato non muore mai. E non è neanche passato. Arrivederci da Tufo, arrivederci dall'Irpinia.